Ma dai. Oh, l'ho vista. Oh, si è sbrigata. Vai dritto. Ma pure dall'alto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo videogioco. Oggi siamo su Sophie Curse, genere horror, tanto per cambiare ragazzi. Allora, mi è stato consigliato direttamente da Il Mandriano ragazzi. Questo è il secondo gioco che mi consiglia. Quindi ragazzi, fate come lui e consigliatemi anche voi un altro videogioco da portare sul canale, che a me fa sempre piacere. La recensione lo sconsiglia di giocare a individui sensibili, quindi ragazzi, ma perché non giocarci? Andiamo subito col videogioco. Allora, qua ti spiego un attimo il giochino, perfetto, sì. Touch Tool on top, mi dice dove è una safe. Ok, vediamo che abbiamo quattro generatori di corrente. Come si muove ragazzi? In 154 fps. Ok, qua così non li carichiamo. Di qua, lì c'è la safe. Possiamo anche fare skip tutorial. Minchia, che rumori ragazzi. Sono pazzi. Gli ideatori di questo videogioco sono dei pazzi. L'hanno fatta apposta per far venire l'infarto alle persone. Sì. Porca di una miseria. Purtroppo nel videogame non si vede bene tutte le barre della carica di questi generatori, eh. Oh Maria, te quiero. Ragazzi, mi è venuto un brivido al braccio destro. Una cosa incredibile. Per il momento non ho ancora visto nulla di strano ragazzi. Ma soltanto a muoversi per questa cavolo di casa ti mette un'angoscia veramente. Ma dai. Ma da dove è arrivata? Cioè sono ripartito da zero. Mancava un minuto o due. Cioè ragazzi, questo qua è un gioco di sopravvivenza. Non è un gioco con indizi che vai avanti. Qua ti caghi solamente in mano in una maniera incredibile. Vai in giro per queste stanze a ricaricare i generatori per la luce, ma anche se c'è la luce, questa qua arriva e dovrebbe essere la bambina, da quel che ho capito. Ma onestamente, cioè, ma chi vuole tenere una bambina del genere? Ma pensa a te. No. Allora, second floor, ok, il safe è di sopra ragazzi, il safe è di sopra. Porca miseria, noi continuiamo a caricare. Odio dovermi muovere cliccando ragazzi, ti mette ancora più angoscia. Stai a sti cavoli di clic di qua e clic di là. 7:33, adesso mi sbuca, perché questo gioco è fatto così. C'è scritto skip tutorial, però non sono neanche sopravvissuto al tutorial. Cosa, lo skipo già? Il salva di sopra ragazzi, quindi devo andare di sopra. Va bene dai, forza e coraggio, non me ne può fregare di meno. Io vado di qua, sono le 7:39. Carico sta cavolo di torcia, perfetto. C'è la A che è una merda. No, anche se la A è una merda, ma sono le 48 e qua c'è la safe. Non intendo allontanarmi da qua. Anche se sicuramente non è che adesso appena finisce la A mi uccide, per quello non devo farla finire. Sta a vedere, vedo quella faccia senza naso. La vedo quella faccia di merda. Io sono nella safe, non mi puoi toccare, è ingiusta la cosa. Prima ero nella safe, ragazzi, eh. Va bene, carichiamolo ancora. Sono le 58, raga. Mi puzza questa cosa veramente. Checkpoint. Non c'è più l'aiuto. Oh, non c'è più l'aiuto. Non c'è più l'aiuto per fare le cose. Devo ricordarmi dove dovevo premere, perché se no non riesco a fare le cose. Ricarichiamo. Ma quell'essere è già in giro. Non è che devo soltanto andare in safe quando trema e basta. Fosse così semplice, ragazzi. Oh, quella porta si è aperta perché sono corso di sopra. Vedete, già sbaglia nel premere le cose. Io volevo soltanto ricaricarla. Adesso mi sbuca a sinistra. Welcome mate. No. I don't want you, my friend. Oh, ricaricata. Se tu ti sporgi, guardiamo dove era safe intanto. Non so se riuscirò ad andarci. Esattamente dove era prima, ragazzi. Quindi io direi che sono le 8:19. Questa me uccide. Questa, ragazzi, si divertirà, perché mi farà saltare in aria sicuramente. Non ci credo che io riesca ad arrivare al prossimo checkpoint. Manca mezz'ora, ragazzi. Manca mezz'ora, solamente mezz'ora. Ma è ingiusta la cosa, Se arriva così di soppiatto è ingiusta, perché comunque noi vedete che stiamo ricaricando tutto. Stiamo facendo le cose come si deve. E non mi sembra di dover esagerare. Ecco, vedi, carico anche questa che era bassa. Adesso andiamo nella safe. Mi sta bene veramente il cuore in bocca. Si dice cuore in bocca? Boh, va bene. Comunque mi sta proprio a ritornare. Sono le 8:33, raga. E comunque questa non si è ancora vista. Adesso l'ho chiamata.
Ci fate che l'ho chiamata, raga? Ho detto non si è ancora vista? Oh. Giriamoci. Forse questa qua non ha mai visto un giocatore così veloce, sono veramente veloci, allora dice, oh, non riesco neanche a prenderlo di soppiatto. Mi si sta drizzando, ragazzi, ogni forma di pelo. Oh, l'ho vista! Adesso ritorna, io l'ho vista, perope, io l'ho vista, perope. E quella era lì, io ricarico, ragazzi, me la gioco così, me la gioco gli ultimi 12 minuti ricaricando. Sono nella safe e il mio uomino è impazzito, preso dal terrore, continua a caricarla, sento il tuono, la carico, carica, dai, fammi fare il checkpoint, poi uccidimi, dai, gli ultimi 7 minuti, dai, lasciami. Ah, carica. Oh raga, vediamo se lo faccio veramente. O appare così di colpo, o se no mi evito l'infarto. Raga! È stato nulla di granché, ragazzi. Time 8, ragazzi. Vuol dire che sono morto. Va bene, allora siamo di nuovo qua. Gioco, come dicevo, è fatto solo per farti venire di quei coccoloni della Madonna. E poi io sono buono, sto cercando di contenermi. Non voglio dire frasi che potrebbero urtare la sensibilità. La sensibilità! Vai dritto. Mamma mia, raga. Non ci arrivo al checkpoint. T'ho detto che non ci arrivo al checkpoint. Allora, guardiamo dov'è la safe. È sempre e unicamente lì. Sempre lì. Lei è sempre lì. La safe è sempre lì, ma quella arriva. Cosa faccia? Una specie di sottoforma di Voldemort. Parla anche lei con i serpenti. Ok, caricato. Ma poi, scusate, ma dov'è sta bambina? Lei? E ci credo che i genitori sono andati via, ma... Ma poi sti generatori? Non ti fa venire due dubbi? Ma scusate, ma chi è che c'ha ste cose a casa? No, vabbè, sono utili, perché se ci pensi... Ti va via la corrente, te stai tutta la sera a girare. Magari c'è anche per la... Alto. Ma dove era appesa? No, basta ragazzi, basta. Non trovo proprio una spiegazione. Vado a vedere se qualcuno l'ha completato, fatto qualcosa, perché io veramente per ora basta così, ma siamo fuori. Lo sapevo già, ma mette una tensione della Madonna, cioè no, va bene così ragazzi. Cioè poi ragazzi faccio un controllo della prostata anticipato. Mamma mia, Sophie's Curse. Ma porca vacca. Mamma mia ragazzi, che dire. Va bene raga, per oggi è tutto. Sophie Kurz provato. Allora io ragazzi posso dirvi questo: se raggiungiamo 100 like continuo e cerco di arrivare al prossimo checkpoint, se non completarlo. Mi impegno ragazzi, solo per voi mi impegno. Vediamo se raggiungiamo questo traguardo. Io continuo, dai, facciamo così, perché sennò ragazzi è veramente un peso al cuore questo gioco. Qua raga, cioè arriva dappertutto. Non so se quella è una safe reale. Boh, vabbè. Comunque ragazzi, è stato abbastanza fantasmagorico, diciamo questo termine, perché se no dicevo un altro che è meglio lasciarlo perdere. Bella a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima.